Grazie. La matematica non è una... Bravi, siete eruditi. A proposito, la matematica è un osso duro, è uno degli ossi più duri. Da studenti, dite la verità, chi era fortissimo in matematica? Ecco, 2 su 300. Bravi, siete stati onesti, è una... Però io ero scarsissimo. Però chi è portato spesso ne fa una ragione di vita, diventa un esercizio, un modo di vivere. Ho scoperto, già da un po', che ci sono campionati provinciali, regionali, nazionali e anche internazionali, che i ragazzi che praticano queste cose hanno delle capacità sorprendenti, sono in grado di risolvere qualsiasi calcolo più velocemente di un computer. Guardate, resterete ad occhi a bocca aperta conoscendo il prossimo giovane protagonista che viene dall'India e si chiama Aryan Shukla. Hello. Buonasera, benvenuto amico mio, please turn, così ti vedono bene. Come vedete è un giovanotto, è un ragazzo. Quanti anni hai e da quale città dell'India vieni? Ciao, io ho 13 anni e vengo da una città che è vicino a Mumbai, nello stato del Maharashtra. Vabbè, insomma, 13 anni ed è la cosa... Girati, girati, se no non ti vedono. Allora, Aryan, a che età ti sei accorto di avere... delle straordinarie doti matematiche? Beh, avevo circa 6 anni e da solo ho iniziato a fare dei semplici calcoli a mente. Ho capito che ero molto bravo e ho continuato ad aumentare la difficoltà e queste cose mi venivano sempre facili. Sì, ti venivano facili, ma eri in classe con altri compagni e che ti guardavano strano. Come hanno accolto i tuoi amici e i tuoi compagni di classe questa tua straordinaria abilità? E sai, all'inizio erano un po' diffidenti e non capivano neanche bene quello che io facevo. Pian piano però mi hanno accettato e adesso mi supportano anche, benché io sia l'unico del gruppo. Beh, adesso li aiuta anche, probabilmente, quando ci sono i compiti quelli difficili. Allora, prima di andare là, devo ricordare che tu, oltre che essere una tua capacità, una tua dote, partecipi anche a delle competizioni di matematica, giusto? Esatto, e ho iniziato che avevo più o meno 8 anni quando ho fatto la mia prima gara. Era una gara internazionale che si è tenuta in Turchia e lì ho vinto ben 10 medaglie tutte insieme. Signori, non so cosa dirvi, andiamo a dare una piccola dimostrazione di quello che tu sai fare al nostro pubblico. Allora, adesso noi faremo comparire delle cifre e lui sei in grado di fare una moltiplicazione soltanto con la forza della sua mente. Sei pronto, Aryan? Sei pronto? Yes. Sì. Pronto. Allora, guardiamo le cifre che compaiono là. 64.987.451 per 25.634.138. Io sono qui a testimoniarvi che lui non sta usando la calcolatrice, sta semplicemente facendo dei suoi calcoli, anzi la telecamera può anche inquadrare quello che sta facendo. Chiaramente non posso spiegarvi qual è il metodo che lui sta usando, però c'è sicuramente un metodo, perché pensa e dopo digita delle cifre e sta prendendo forma una cifra finale che poi io avrò persino difficoltà a leggere, visto che abbiamo moltiplicato 64 milioni per 25 milioni. Non so nemmeno come faccia. Quando avrà finito, leverà le mani dal tablet e io potrò verificare questa cifra che voi vedete davanti ai vostri occhi. Ecco, ha finito. Allora, leggo insieme a voi, amici telespettatori, non so come leggerla, lo vedo con la telecamera. 166 589 728 72
02238. Vediamo se è la cifra che compare sul nostro grande schermo. È quella! È quella! You are incredible! Ne possiamo fare un'altra? Sì? Possiamo farne un'altra? Te la senti? Possiamo poi azzerare? Ci ho preso gusto, vado in giro con lui. Allora, facciamo comparire altre due cifre impossibili, Cenci, per favore. Sempre di milioni, milioni. 48.209.378 per 51.904.302.327. La nostra telecamera può venire a indagare qua. Come vedete, lui non è... Vista, siamo di fronte ad un ragazzo dalle capacità fuori dal normale. Questo ha vinto dei titoli mondiali in questa specialità. Ha finito, lo leggo, 250, 227, 532, 017, 86, 06. Per favore, regia, verifichiamo. È quello! È quello! Il tempo di leggerlo, io ci metto più a leggerlo che lui a farlo. C'è dell'incredibile, Frigatti mi raggiunga, per favore. Mettiamoci allora, qua con questo giovane. Ciao! Very nice to meet you. Piacere mio. Allora, questa che ci ha voluto dare a Arian è solo una dimostrazione delle sue, le ho definite, capacità fuori dal normale. Ma per il Guinness World Records cosa può fare? Allora, non è bravo Arian solamente con le moltiplicazioni, ma anche con le addizioni. Tu potrai dire, sono più facili le addizioni. Beh, dipende. Dipende, perché dovrà conquistare il record per il minor tempo per sommare mentalmente una sequenza di 50 numeri, ciascuno di 5 cifre. Cioè, voi fate comparire 50 numeri di 5 cifre, lui li vede velocemente e deve nel minor tempo possibile dire la somma. Sì, la cosa importante da ricordare è che Arian non è assolutamente a conoscenza dei numeri che faremo apparire sullo cosa schermo. Facciamo? Non è lo show dei tarocchi, è lo show dei record, signori. Certo. Non è che siamo qua, e se ma no anche... sono capace. Faccio anch'io, è logico. La sequenza di numeri apparirà molto velocemente, ovvero ogni numero rimarrà impresso sullo schermo per soli 0,4 secondi. Cioè meno di mezzo secondo. Al numero. Quindi noi, esseri umani, non riusciamo neanche a leggerlo. Non riusciremo nemmeno a digitare i numeri nella calcolatrice. Lui credo. Li memorizza e alla fine ci dà la somma. Esatto. Il tempo parte quando appare il primo numero sullo schermo. Sì, il tempo si ferma quando lui fa così con le mani. E dirà la famosa parola done. Done. Done vuol dire fatto. Fatto. Bene, dove ci possiamo mettere per non infastidirlo? Qua direi. Va bene. Ok. Allora, per signori, conquistare questo record, Arian dovrà darci il risultato entro 30 secondi. Al mio via. In 3, 2, 1, go! Attenzione, la telecamera piomba sul risultato, vieni Frigatti, in diretta praticamente, c'è scritto, lo leggo così come riesco, 2.676.355 ed è la somma di tutte quelle cifre casuali che voi avete visto apparire davanti ai vostri occhi con una velocità oltre al mezzo secondo l'una. Adesso la regia ci darà il risultato finale e lo confronteremo. Grazie. 2.676.355! Incredibile! Doveva completare questa somma entro 30 secondi.
Arian questa sera ci ha messo 25,19 secondi. Un nuovo titolo Guinness World Records. Congratulations. No, no. È una delle cose più incredibili, fregati, alle quali io abbia assistito. Sono rimasta a bocca aperta. Senza parole. Complimenti. Grazie. Arian, you are officially amazing. Congratulations. Thank you. Siamo qua, voglio farmi la foto con questo ragazzo perché è incredibile. Congratulations. Thank you. Grazie ancora, grazie. È stato un piacere conoscerti. Ce ne fossero di ragazzi così. Vai, vai, vai! A godertela! Nel tempo in cui lui è riuscito a fare la somma, io avevo letto le prime due cifre. Penso che da domani dovrò cambiare pastiglie. I feel very amazing. This is my first Guinness World Record. I thanks my parents for support, Banijay Italy and Guinness World Record for like giving me chance to perform this record. Thank you.